Buonasera, oggi è l'ultima puntata. Domenica e lunedì voterete, perciò cercherò oggi di fare una sorta anche di appello e di invitarvi perciò a votare. Intanto mi ripresento un po' per rafforzare la mia proposta di voto. Sono appunto Antonio Di Paola e sono candidato al Consiglio Comunale per il Partito Democratico. È la quinta puntata, abbiamo parlato di punti anche in base alla priorità. Certamente la prima cosa è aiutare i più deboli, è fondamentale, non possiamo lasciare indietro nessuno, non c'è territorio che non va avanti tutti insieme, bisogna andare avanti tutti insieme, perciò i deboli devono essere rinforzati, dobbiamo aiutare i pensionati, dobbiamo aiutare i disoccupati, con interventi di cui già abbiamo parlato. Il secondo punto è aiutare le imprese. Veramente burocrazia zero, veramente aprire e fare in modo che le banche possano dare spazio a queste imprese, possono fare credito alle imprese, e l'abbiamo già detto come fare. Il terzo punto, abbiamo parlato del centro storico, il centro storico abitato e basta, a nuove costruzioni. Qualcuno ha detto stop al cemento, è una brutta parola, diciamo che adesso veramente dobbiamo qualificare tutte le case che abbiamo, dobbiamo riqualificarle, dobbiamo riaprire i nostri centri storici ai nostri giovani, alla cultura, c'è tanto da fare, ci sono città splendide nel mondo e abbiamo molto anche da prendere anche da loro, la nostra cultura è capace, possiamo arrivarci, possiamo anche senza spendere tanti soldi, possiamo essere veramente una città di alto livello. Il quarto punto è l'ambiente. Importantissimo, e per finire l'energia, forse il più importante di tutti, l'ho tenuto alla fine perché qui ci sono veramente delle possibilità importanti anche per il nostro territorio, per la nostra città. È chiaro che il piano energetico comunale deve essere fatto. Se non abbiamo un piano energetico c'è solo confusione, non si capisce se bisogna costruire ripali eolici o bisogna mettere il fotovoltaico, invece oggi ci sono delle opportunità che dobbiamo sfruttare fino in fondo e il piano energetico comunale deve essere la strada che dobbiamo percorrere tutti, che dobbiamo condividere tutti, e perciò lì il Consiglio Comunale, il consigliere deve avere un ruolo determinante. Io credo che sono all'altezza ormai anche per questo tipo di strategie territoriali così importanti, e perciò ecco, dobbiamo mirare questo piano energetico a portare tutte le nostre abitazioni ad esempio a raggiungere quel livello di classe A dove praticamente non c'è più costo per l'energia, dove non c'è motivo di pagare la bolletta dell'Enel, che sono sempre più care, dove non c'è motivo di pagare la bolletta del gas, perché riusciamo a fare l'acqua calda senza il gas, sempre con il nostro bellissimo sole. Oggi c'è la tecnologia, ci sono anche delle importanti leggi per detrazione dall'IRPEF per questo tipo di investimenti. Abbiamo parlato della ristrutturazione energetica con un risparmio fino al 65%, una detrazione del 65%, perciò uno sforzo che questo governo Letta ha fatto e che dobbiamo immediatamente trovare l'occasione, perché abbiamo la possibilità di spendere fino a 100.000 euro per ogni singola abitazione con una detrazione del 65%, perciò ecco, rendiamo le nostre case energeticamente validi e pagheremo meno bollette, non è una cosa di poco, e il Comune in questo caso deve semplicemente ordinare, fare un piano energetico e basta, e questo non costa nulla per il Comune, perciò non c'è bisogno di fare cose difficili, però bisogna lavorare, bisogna anche all'interno del Comune, proprio per spingere i cittadini a investire in questo settore, proprio avere un ufficio dedicato, un ufficio energia dedicato, dove non c'è confusione, dove si prendono gli appuntamenti per parlare con i cittadini, dove devi programmare un po' come si fa negli studi medici, no? Che programmiamo gli appuntamenti e il paziente non aspetta, non perde tempo, è questo che dobbiamo fare, devono avere gli appuntamenti non in massa, non la fila il lunedì, il martedì, aprire per appuntamento, cioè fare in modo che il personale lavori serenamente, questo vale anche per tutti gli altri settori, non ha più senso oggi con i sistemi che abbiamo far aspettare la gente.
la gente ha poco tempo, siamo tutti impegnati a lavorare, a fare quadrare i conti delle nostre famiglie, perciò dobbiamo anche il Comune deve anche lì fare un salto di qualità, a costo zero, non costa niente. Perciò ritorniamo al discorso dell'energia, piano energetico comunale alla base di tutto, l'obiettivo è portare appunto le case in classe A e questo deve avvenire gradualmente, pensate appunto agli incentivi per il fotovoltaico, per il termico, per il solare termico, e pensiamo appunto anche ad un altro aspetto estremamente importante che è il vero riutilizzo dei rifiuti, ne ho parlato già nella puntata di ieri quando ho parlato di ambiente, ma oggi lo voglio focalizzare e voglio dare un altro aspetto, la possibilità oggi più che mai di fare una differenziata perfetta, una differenziata che comporta una presenza in discarica pari a zero, ci sono dei sistemi, ci sono delle tecnologie anche di origine israeliana appunto che permettono di raccogliere questi rifiuti e di separarli in maniera perfetta, cioè nel senso che questo deposito dove ci sono delle macchine che vengono a individuare i rifiuti in loro al peso specifico e perciò a fare una differenziata perfetta in maniera da raggiungere non dico il 100 ma il 99%, il che poi si traduce praticamente in un costo di discarica pari a zero, perciò abbassiamo notevolmente il costo della TARSU, non deve aumentare il costo, deve ridursi il costo di questa tassa, non esiste, ancora stiamo ricevendo in questi giorni tutte le tasse, tutte queste bollettine che sono altissime, carissime, sono carissime perché chiaramente paghiamo tanta discarica. Oggi c'è la tecnologia, abbiamo parlato del compost, abbiamo parlato di tante cose per differenziare con massima facilità i rifiuti, dopodiché rivenderli direttamente nel mercato, ad esempio possiamo rifare le cassette della frutta, possiamo rifare il concime e poi rivendono nel territorio a bassi costi e perciò ecco, facilitando anche altre attività. Perciò ecco, l'energia, l'economia che possiamo fare utilizzando tutte queste risorse è veramente importante. Perciò ecco, questa città oggi ha un'occasione importante che è quella di avere dei costi più bassi per ogni singolo proprietario e di avere un ambiente ancora più sano, perché non ne sporcheremo più, non ci saranno più le discariche, oggi c'è tutta questa tecnologia a disposizione, la tecnologia che riguarda l'energia, che riguarda i rifiuti, è a basso costo, è facilmente attivabile e ci permette, una cosa non indifferente, di abbassare i costi della raccolta dei rifiuti, significa abbassare i costi delle tasse. Oggi i nostri concittadini possono stare a Ragusa bene solo se abbassiamo tutti questi costi, dobbiamo abbassare le tasse migliorando i servizi, sembra una cosa difficile, ma oggi con questa tecnologia lo possiamo fare. Perciò non mi resta che fare l'ultimo appello, oggi è venerdì, fra qualche ora si deve chiudere la campagna elettorale ed è anche giusto, ricordate che il voto è importante, il voto al consigliere comunale non deve essere un voto per il parente o perché bello mi fa simpatia o perché è carino o perché è bello, ma deve essere un voto per gente che ha competenza, che ha serietà, che è anche onesto, che è trasparente, che deve essere aperto anche al contatto con i cittadini, cioè un voto di vera democrazia, il voto di un partito democratico che sia aperto e ringrazio anche per questo il Partito Democratico che sia aperto ad una visione diversa dell'economia dove anche il ruolo del privato può dare un valore aggiunto. Anche se permettetemi di dire l'ultima cosa, l'acqua deve restare pubblica, sempre. Grazie e buon voto.